Buongiorno, iniziamo un percorso di educazione civica teso a riflettere, ad analizzare i principali partiti della storia d'Italia. E in particolar modo cominciamo dal Partito Comunista perché siamo nell'anno del centenario. Il Partito Comunista nasce da una scissione del Partito Socialista, una scissione che è avvenuta a Livorno il 21 gennaio del 1921. Una scissione che avviene all'interno di un partito che già al suo interno ha delle importanti divisioni. Vi è un'ala, una frangia massimalista, la quale prospetta, la quale pensa che l'azione del Partito Socialista deve essere impostata su uno scontro col sistema borghese, su una lotta di classe e sull'abbattimento delle strutture e delle istituzioni borghesi e del capitalismo. E vi è di contro invece un'ala riformista che data da Turati, il quale invece pensava ad un socialismo che si realizzasse attraverso la conquista legale anche del potere con le elezioni e dopo attraverso una serie di riforme dall'alto per realizzare progressivamente il socialismo. Emerge questa terza così, questo terzo gruppo che è quello che fonderà il Partito Comunista d'Italia. Terzo gruppo a cui parteciperanno grandi leader che poi avranno un futuro. Beh, certo Bordiga, che in quel momento è un leader di grande importanza, di grande ruolo, ma poi dopo un intellettuale importantissimo nella storia d'Italia, oltre che un importantissimo rappresentante del Partito Comunista, sarà Gramsci. E aggiungerei anche il nome di Togliatti, perché poi l'architetto, il vero architetto del partito, forse sarà lui. Diciamo il Partito Comunista d'Italia, che nasce come un'altra ipotesi all'interno rispetto alla linea comunque al dibattito che c'è interna del Partito Socialista, un'ipotesi che ha certamente un riferimento nelle teorie di Marx, nelle analisi di Marx sulla lotta di classe, sulle problematiche del sistema capitalistico, sul ruolo della classe operaia che deve, sul proletariato che ha questo ruolo storico di sconfiggere la borghesia, di sconfiggere le classi padronali. E soprattutto io aggiungerei anche sulla necessità di non collaborare col sistema borghese, di lavorare per la caduta, per uno scontro frontale con lo Stato e con tutto il sistema borghese, nella prospettiva di creare una dittatura del proletariato. Certo, i modelli sono i bolscevichi russi di Lenin e quello che poi sarà l'Unione Sovietica, il sorgere dell'Unione Sovietica. I bolscevichi di Lenin che probabilmente hanno nelle tesi di aprile, nelle tesi di aprile di Lenin un importante riferimento che è un po' un elemento ispiratore su diversi punti, della linea anche dei comunisti italiani. Così la scintilla, l'istituzione, che farà nascere l'esperienza comunista in Italia è la Terza Internazionale nata in Russia nel marzo del 1919, la quale lancia a tutti i comunisti del mondo l'appello di unirsi, di costituirsi, di organizzarsi e di impossessarsi in qualche modo delle forze, dei partiti, dei movimenti socialisti, di espellere i riformisti dai vari partiti socialisti e di cambiare nome ai partiti socialisti da Partito Socialista a Partito Comunista. E naturalmente questa prospettiva voluta dalla Russia, che poi diventerà Unione Sovietica, è anche una prospettiva di politica estera. La Russia comunista pensa che non possa esistere un paese comunista circondato da paesi capitalisti. E poi nell'ottica di Marx, ne aveva parlato nel manifesto, in qualche modo anche nel Capitale, il capitalismo è destinato a cadere per le sue contraddizioni. Il profitto tenderà a cadere, caduta tendenziale del saggio di profitto del sistema borghese, lo sfruttamento degli operai arriverà ad un livello intollerabile, il capitalismo cadrà in continue crisi legate alla competizione sfrenata che ha al suo interno, spetterà la classe operaia. Agire a livello internazionale e per far cadere il capitalismo, il sistema borghese e conseguentemente gli stati borghesi e creare un nuovo sistema di vita che sarà il comunismo.
La Terza Internazionale si propone questo progetto molto ambizioso e anche in Italia i comunisti italiani raccolgono l'appello che viene dalla Russia, l'appello della Terza Internazionale. E per accogliere questo appello i comunisti italiani devono comunque accogliere quelle che sono le indicazioni che arrivano dalla Terza Internazionale Comunista. Sappiamo che nel 20 vi saranno 21 condizioni e 21 punti che la Terza Internazionale indicherà ai comunisti italiani per agire, per costruire il Partito Comunista, per staccarsi e per espellere i riformisti e poi dopo per creare un nuovo partito che appunto poi sarà il partito che sarà poi il Partito Comunista. Dopo la nascita a Livorno del Partito Comunista, come detto, nel 1921 il gruppo dirigente comunista unisce e costruisce un programma fatto in 10 punti che sono i punti chiave, i punti fondanti di questo nuovo partito, Partito Comunista d'Italia, che poi dopo in seguito prenderà il nome di Partito Comunista Italiano. E questi 10 punti possono essere riassunti in alcuni concetti chiave. Beh, innanzitutto direi la lotta di classe, no? Partito che si ispira alla lotta di classe, agisce attraverso la lotta di classe, non come dicevano i riformisti, vincendo le elezioni e in una forma per così dire legale e poi dall'alto occupando il governo, mettendo in campo delle riforme progressive che comunque non modificavano i rapporti di proprietà e il fatto che i padroni rimanessero padroni delle fabbriche sostanzialmente. Quindi doveva essere una lotta di classe, uno scontro frontale con il sistema borghese, e non una conquista legale o progressivo democratica del potere. E poi il rifiuto di collaborare con lo Stato borghese. Lo Stato borghese andava battuto. Poi lo sappiamo, aveva detto Marx, lo Stato borghese è il comitato d'affari della borghesia. La borghesia difende i propri interessi creando uno Stato che copre, che tutela, che difende gli interessi della proprietà, di chi possiede la proprietà privata dei mezzi di produzione. Questo Stato borghese andava temporaneamente sostituito con una dittatura del proletariato, che poi dopo avrebbe dovuto portare al comunismo e a una progressiva abolizione dello Stato, un superamento della forma di Stato di vita, che poi ricordiamoci che lo Stato borghese è nato per proteggere, per difendere la proprietà privata dei mezzi di produzione. Una volta che un domani non ci sarà più la proprietà privata dei mezzi di produzione, anche lo Stato come lo concepivamo prima non sarà più necessario. L'azione della classe operaia della conquista del potere attraverso la lotta di classe dovrà essere guidata da un partito, come aveva detto Lenin, no? La visione leniniana, un partito fatto di dirigenti, un partito organizzato, un partito che non improvvisi, che non agisca in forma spontanea o spontaneistica come era in una certa tradizione anarchica, ma al contrario organizzi l'azione attraverso una lotta di classe e attraverso dei quadri di partito che guidano in una forma disciplinata e ordinata l'azione del proletariato. Le forme organizzative attraverso cui il proletariato dovrà operare le aveva già indicate la Russia comunista nella rivoluzione, poi nella rivoluzione che aveva creato i soviet, cioè i comitati di base degli operai, dei lavoratori, degli operai, dei soldati, dei contadini, cioè un'autogestione dal basso del potere, anche in una prospettiva del superamento del sistema e dello Stato borghese. Il primo leader e anche il primo segretario del Partito Comunista d'Italia sarà Bordiga, che in quel periodo storico avrà un grande ruolo, una grande funzione all'interno del partito, anzi ne sarà nella prima fase anche uno dei leader principali. Sarà poi uno scontro, non mancheranno gli scontri, soprattutto con Gramsci. Bordiga sarà accusato così di un approccio molto astratto, molto rigido, di un approccio così settario, e poi anche di rischiare la rottura con la Terza Internazionale e dunque naturalmente poi anche con l'Unione Sovietica. Certo, il problema del rapporto con l'URSS rimarrà un problema dentro, no? È un problema che andrà avanti fino agli anni 70, fino a quando? No? Andrà avanti fino al 1900, fino nel 1970, 1960, sarà
sarà un problema, sarà una tematica delicata all'interno di quello che poi sarà il futuro Partito Comunista. Certo, ciò non toglie che il Partito Comunista Italiano, che nasce come Partito Comunista d'Italia, rimarrà, sarà comunque un partito radicato nella società e nel mondo del lavoro, e soprattutto poi dopo il ruolo della Resistenza gli garantirà una posizione nella storia d'Italia importante, no? Una posizione, un'uscita dall'isolamento. Direi comunque che sarà Togliatti, tornato dall'Unione Sovietica dopo il fascismo o ancora durante il fascismo nel 1943, c'era stato il ventennio e Togliatti si era rifugiato, si era recato in Unione Sovietica, e certo anche la sua collaborazione, il suo rapporto con Stalin sarà un altro dei temi critici, no? Un altro dei temi critici. Però ritornato in Italia, sarà Togliatti a mettere in campo l'idea di un partito nuovo, di un partito di massa, cioè non un partito chiuso solo di un'elite, e soprattutto aperto a tutti gli strati della società, o almeno a certi strati della società, la parte costruttiva della società, una certa parte della società, ma comunque una parte ampia, non solo la classe operaia, ecco, non solo esclusivamente la classe operaia. E quindi un partito aperto, un partito popolare, un partito di massa. Certo, rimane sempre anche in Togliatti, rimarrà sempre la connessione di quello che da 43 in poi, come si chiamerà Partito Comunista, rimane la connessione con l'Unione Sovietica. Caduto il fascismo, sappiamo, nel 25 luglio del 1943 è caduto il fascismo e divisa l'Italia in due, il Partito Comunista ricominciò a operare legalmente, e anche a dare prova di una certa attenzione alle cose italiane e di una certa centralità, di una certa importanza nella storia d'Italia. Beh, intanto collaborerà alla svolta di Salerno, cioè al fatto di collaborare a istigare, a spingere gli altri partiti antifascisti a collaborare con la monarchia, che invece era stata responsabile nell'avvento del fascismo, a collaborare con Badoglio e a fare riprendere il paese in un'ottica di bene nazionale. Quindi partito con un senso di responsabilità, anche se si dice che era stata l'Unione Sovietica, era stato Stalin a insistere affinché Togliatti dicesse di sì a questa collaborazione, che insomma non sia stata solo una scelta sua di responsabilità e di senso, come dire, del bene del paese. Tuttavia continuerà dal 1944 fino al 1947 a collaborare negli esecutivi antifascisti, e fino al 1947, quando poi durante la Guerra Fredda la separazione sarà inevitabile rispetto, io credo, inevitabile rispetto a altri tipi di forze come la democrazia cristiana. Certo che la natura popolare del PC c'è e ci sarà. Non solo nella, cioè, ci sarà, no, non solo nella resistenza dove sarà una forza centrale, il 60% della resistenza è determinata e fatta dai comunisti, pensiamo alle Brigate Garibaldi, ma anche poi dopo negli anni del boom e del rilancio economico. Certo, sempre all'opposizione, perché la guerra fredda, abbiamo detto, no? La guerra fredda sarà quella che così segnerà poi comunque la separazione del fatto che il Partito Comunista possa collaborare al governo come aveva fatto fino al 1947. Direi che qui un punto molto importante è quando il Partito Comunista inizia a costruire una via italiana al socialismo, quando comincia a, avevamo detto prima, uno dei punti critici sarà il rapporto con l'Unione Sovietica, a sviluppare elementi di diversità, elementi di distinguo. Faccio notare che nel simbolo del Partito Comunista, e non a caso, c'è certamente la falce martello, ci sono i simboli dell'Unione Sovietica, i simboli che sono poi del comunismo, della Terza Internazionale, ma sotto c'è la bandiera italiana, cioè il tricolore, quindi una via italiana al socialismo. Questa via italiana al socialismo credo si possa chiamare con quello che è stata la teoria, l'idea della democrazia progressiva, e cioè di applicare raggiungere una giustizia sociale attraverso l'applicazione della Costituzione, a cui poi loro collaboreranno in modo importante, in modo decisivo, e a cui il Partito Comunista collaborerà in modo importante, in modo decisivo, applicando quei temi sociali, quei diritti sostanziali, penso al lavoro, penso ai diritti sociali, all'istruzione,
a una democratizzazione anche in termini sociali del paese. Certo, mancherà la rottura con l'Unione Sovietica mancherà fino a, non lo so, se deve arrivare forse negli anni 70 o negli anni 80, la rottura con l'Unione Sovietica mancherà. Ancora nel 1956, con l'invasione dell'Ungheria da parte dell'Unione Sovietica, e poi nel 68, della Cecoslovacchia, ci sarà una critica del Partito Comunista, ma non una rottura col modello sovietico, da cui però in qualche modo era nato, da cui in qualche modo era nato. Certo, il Partito Comunista rimarrà, sarà il più grande partito comunista d'Europa, no? Con milioni di iscritti. Nel 1947 sarà 2.252.000, con percentuali altissime, e nel 77 arriverà, nel 76, nel 76, 1976 arriverà al suo apice con un 34,4%, superando addirittura nell'84 all'europea la Democrazia Cristiana. Non di molto, naturalmente il fatto significativo che l'aveva superata, anche se naturalmente le elezioni europee non sono le elezioni nazionali. Il PC si sciolse nel 91, quando finì l'Unione Sovietica. Nell'89 era caduto il muro di Berlino, e nel 91, cadendo l'Unione Sovietica, il PC si sciolse, e a causa di, per volontà del segretario del Partito Comunista di allora, che era Occhetto, e nacque da lì il PDS. Probabilmente un certo percorso storico era finito, una certa connessione con l'Unione Sovietica rimaneva, anche se in forma critica rimaneva comunque importante. Forse le nuove sfide che doveva affrontare il mondo erano tali che richiedevano una nuova forma di partito e una nuova base ideologica. La minoranza però fondò il partito della Rifondazione Comunista, che durò poi per un po' di anni, così poi entrando in diverse e complesse difficoltà. Mi fermo qua, vi aspetto per un prossimo incontro dove faremo una riflessione critica sui suoi punti chiave, e indicando alcuni l'operato dei principali segretari del Partito Comunista. Quindi vi aspetto al prossimo incontro, grazie per avermi seguito, arrivederci.